In che modo devo dichiarare e devo tassare i redditi che derivano da attività di locazione breve? Come funzionano e quali sono gli obblighi fiscali da conoscere in questo ambito? Ebbene, se vuoi rispondere a queste domande, seguimi oggi in questo video che con un percorso fatto di varie slide vedremo proprio insieme quali sono le imposte che devo applicare su questi redditi e come mi devo comportare in merito ai miei obblighi fiscali. Io sono Adriana, Tax Specialist dello Studio Allievi e oggi trattiamo degli affitti brevi, delle locazioni turistiche e di quali sono gli obblighi fiscali in questo campo. Come detto prima, lo faremo aiutandoci con delle slide. Eccole qui a schermo. Ebbene, il titolo, Affitti brevi e obblighi fiscali, come funziona? Allora, prima di intavolare subito il discorso proprio inerente all'ambito puramente fiscale, è bene rispondere ad una domanda fondamentale, ovvero cosa si intende per affitti brevi? E per potervi rispondere dobbiamo fare proprio riferimento all'aspetto puramente civilistico, quindi a quello che la norma ci dice, no, sugli affitti brevi. Quindi, in termini civilistici, si definisce locazione quel contratto mediante il quale una parte si obbliga a far godere all'altra di una cosa mobile o immobile e per un certo periodo, ovviamente a fronte di un corrispettivo. Qui già capiamo che appunto parliamo di un contratto vero e proprio stipulato tra due parti, dove in un regime di puro dot des, una parte dà all'altra, diciamo in affitto, diciamo così, quindi permette all'altra parte di godere di un bene mobile, di un bene appunto immobile per un certo periodo e a fronte di un corrispettivo, ok? Ora, diciamo che la locazione può avere diversa durata, quindi può essere superiore o inferiore a 30 giorni. Di conseguenza avremo la cosiddetta locazione ordinaria ad uso transitorio e breve. La locazione ordinaria è una locazione, diciamo, che viene più che altro che nasce con l'idea di un contratto stipulato che possa avere durata minima di 3 anni, rinnovabili di altri 2, oppure di 4 anni, rinnovabili per altri 4. Quella invece ad uso transitorio è una locazione che viene più che altro utilizzata, per gli studenti, quindi in ambito puramente accademico o magari per i lavoratori che si spostano periodicamente da una zona all'altra. Ecco perché una locazione ad uso transitorio ha una durata minima di 6 mesi e massimo 18 mesi, un anno e mezzo. Infine abbiamo la locazione breve che invece ha una durata massima di 30 giorni. Ok, quindi vediamo già quali differenze importanti a livello proprio temporale ci sono rispetto ad una locazione ordinaria e ad una locazione ordinaria e a quella breve. Grazie ad internet e ai portali web capaci di appunto facilitare l'incontro tra domanda e offerta, la locazione breve ha iniziato ad acquisire maggior successo. Quindi qui parliamo delle cosiddette OTA, Airbnb, Booking, Immobiliare.it, che ci permettono proprio di conoscere quegli immobili sparsi nell'Italia e nel mondo, dove possiamo alloggiare per un breve periodo di tempo. Ci sono alcuni portali che permettono anche di diciamo, sponsorizzare, appunto, promuovere immobili che possono essere, come dire, goduti per un tempo transitorio, quindi non solo breve. Però oggi ci concentriamo sulle locazioni brevi. Quali sono le caratteristiche di questi affitti brevi? Ecco, noi dobbiamo rispondere sempre appoggiandoci ad una fonte normativa a questa domanda. In primis, quali sono le caratteristiche di un affitto breve? E ci viene in aiuto l'articolo 4 del decreto legge 50-2017. Diciamo che è il primo decreto importante in ambito di locazione breve, di affitto breve. E quindi diciamo che questi sono i quattro punti, no, essenziali inerenti proprio alla casistica di cui stiamo parlando. E quindi nello specifico diciamo che l'immobile locato deve essere ad uso abitativo, quindi non può essere un ufficio, non può essere un capannone, deve essere ad uso abitativo e perché no anche di tipo residenziale, dove è possibile proprio abitarci. La durata di un contratto di appunto, locazione, come abbiamo detto prima, col medesimo cliente deve essere massimo di 30 giorni all'anno. Ok, questo vuol dire che in un anno con lo stesso cliente io non posso stipulare più contratti che sommati hanno una durata superiore a 30 giorni. Anche se io stipulo più contratti con lo stesso cliente, in un unico anno solare la somma di quei singoli contratti deve essere di massimo 30 giorni. Ok? Quindi non posso pensare che stipulare un contratto di 20 giorni e poi altri 20 vada bene, perché in questo caso dobbiamo sempre ricordare che la durata di 30 giorni deve essere totale nell'anno solare, non a singolo contratto. Ok? Ricordiamo inoltre che il contratto con una durata massima di 30 giorni non è nemmeno soggetto alla registrazione presso l'Agenzia delle Entrate, quindi ovviamente non sarà nemmeno soggetto a loro volta alle imposte di bollo oppure registro. Ovviamente, se stipuliamo contratti che hanno una durata superiore a 30 giorni, queste imposte e l'obbligo di appunto registrazione dovranno essere adempiuti e dovranno essere rispettati.
Il contratto deve essere stipulato da persone fisiche non operanti in forma di impresa e questo ci permette di applicare sul reddito che noi percepiamo delle locazioni brevi la aliquota sostitutiva, cosiddetta cedolare secca, oppure l'IRPEF. Quindi in questo caso, se il contratto viene stipulato tra due persone fisiche non operanti entrambe in regime di impresa, sul canone di locazione, sul canone di affitto, il proprietario potrà applicare un'imposta sostitutiva e non anche l'IRPEF, ok? Poi dopo capiremo fino a che noi possiamo lavorare come persone fisiche nell'ambito degli affitti brevi. Infine, l'attività di appunto locazione breve può essere esercitata ovviamente dal proprietario dell'immobile, ma è permesso farlo anche dal sublocatario o dal comodatario, quindi due parti che stipulano col proprietario un contratto di affitto e che poi lo possono sublocare. Il sublocatario corrisponderà un canone di affitto al proprietario, mentre il comodatario, che potrà comunque sublocare l'immobile, non corrisponderà un canone di affitto al proprietario perché tra le parti verrà stipulato un comodato d'uso gratuito. Ok? Quali sono le imposte che noi dobbiamo pagare su questi redditi? Quindi, quali sono le imposte che noi paghiamo sui redditi derivanti dagli affitti brevi? Allora, diciamo che come sempre dobbiamo un po' addentrarci nell'ambito normativo, quindi rispondiamo a questa domanda: quali sono le fonti normative alle quali appoggiarci per poter capire le imposte che dobbiamo pagare? Allora, la prima fonte normativa è il Decreto Legge 50 2017 che abbiamo già detto prima. Si affianca alla legge di bilancio 2024, il Decreto Legislativo 213-2023 e si affianca ancora la circolare numero 24 del 2017 dell'Agenzia delle Entrate, ok? Che è postuma al Decreto Legge ovviamente 50 2017. Le due imposte che dobbiamo conoscere sono IRPEF e cedolare secca, ok? Vediamole singolarmente. Allora, se noi diciamo, definiamo, pittiamo per l'aliquota progressiva IRPEF, vorrà dire che tutti quei redditi che sono soggetti ad IRPEF saranno sommati tra loro, compresi i redditi che derivano dalle locazioni brevi, ok? Ad esempio, se noi percepiamo un reddito che deriva da un'attività di lavoro dipendente, quel reddito dovrà sommarsi al reddito delle locazioni brevi. E insieme faranno cumulo e capiremo da quel cumulo quale aliquota IRPEF applicare, perché l'aliquota IRPEF è a scaglioni progressiva, quindi più sarà alto il nostro reddito che complessivamente assoggetteremo ad IRPEF, più l'aliquota si alzerà. L'IRPEF va dal 23 al 43%. Ok? Se noi ad esempio percepiamo complessivamente un reddito assoggettabile ad IRPEF e che noi vogliamo assoggettare ad IRPEF o per obbligo o per volontà e raggiungiamo un importo di 35.000 euro, funzionerà in questo modo che fino a 28.000 euro applicherò l'aliquota del 23%, da 28.001 e fino a 35.000 applicherò il 35%. Se il mio reddito supera i 50, complessivamente parlando, supera i 50.000 euro, l'eccedenza che va oltre questi 50.000 saranno assoggettati al 43%. Bene, questo vale sia per i redditi fondiari che per i redditi diversi, ovvero sia i redditi che vengono percepiti direttamente dal proprietario dell'immobile, ossia colui che ha il diritto di godimento reale sul bene immobile, sul fondo. Ecco perché si chiamano redditi fondiari, e sui redditi diversi, ovvero quei redditi che vengono invece riconosciuti in capo al sublocatario o al comodatario. Ok? Oltre all'IRPEF abbiamo detto che c'è un'altra imposta che si chiama cedolare secca. È un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, quindi io posso optare o per l'IRPEF o per la cedolare secca. Cedolare che ha un'imposta pari al 21%, ordinaria del 21%. Ok? Con la legge di bilancio 2024, la prima menzionata, la 213-2023, diciamo che questa imposta ha subito delle modifiche. Infatti oggi come la conosciamo? Allora, diciamo che abbiamo un'aliquota ordinaria pari al 21% che si applica sui redditi derivanti da un solo immobile che il contribuente individua, ok? Si applica poi per tutti quanti gli altri immobili diverso dal primo un'altra aliquota che è il 26%. Ma come funziona l'applicazione di queste due differenti aliquote? Allora, facciamo questo esempio. Abbiamo un solo immobile. Su quel solo immobile abbiamo la possibilità di applicare l'aliquota del 21%, ma dobbiamo farne richiesta in dichiarazione dei redditi attraverso il modello dei redditi persone fisiche oppure il 730. Se non ne facciamo esplicita richiesta, applicheremo il 26% di imposta, ok? Quindi se abbiamo due immobili, su uno possiamo fare richiesta del 21%, sull'altro il 26%, e così andando.
tre immobili oppure quattro immobili. Quindi cosa capiamo da questo esempio? Che in realtà la legge di bilancio 2024, il decreto 213-2023, ci ha voluto far capire una cosa importante, cioè che se da una parte l'aceto d'aria secca al 21% di aliquota è l'aliquota, diciamo, ordinaria nel campo nel novero, nel campo delle locazioni, se parliamo di locazioni brevi, il 21% non è più l'aliquota ordinaria, ma è l'aliquota eccezionale, perché quella lì ordinaria è diventata quella del 26%. Perché se non ne faccio richiesta esplicita anche per un solo immobile che io ho gestito per locazioni brevi, mi si applica di default l'aliquota del 26%. Ok? Quindi anche se ho un solo immobile, devo farne sempre richiesta per l'applicare il 21% di imposta, perché se non ne faccio esplicita richiesta, applico di default il 26%, che adesso, ahimè, è diventata l'aliquota ordinaria, la percentuale ordinaria per le locazioni brevi. I redditi che derivano dagli affitti brevi, abbiamo detto che sono assoggettabili a cedolare secca o a IRPEF, quindi la persona fisica ha l'opzione dell'una o dell'altro tipo di imposta, solo nei casi in cui noi destiniamo a locazione breve non più di 4 immobili per ciascun periodo di imposta. Ok, perché questo? Perché al di fuori di questo limite l'attività si presume svolta in forma imprenditoriale e questo ai sensi dell'articolo 2082 del Codice Civile. Quando andiamo oltre l'attività, diciamo, che possiamo giustificare svolta come persona fisica, abbiamo l'obbligo dell'apertura della partita IVA, quindi da quel momento in poi cominceremo a svolgere l'attività in regime di impresa. Ok? Ora, anzi, prima di rispondere a questa domanda, voglio specificare un'altra cosa. Diciamo che la norma generale prevede che il limite di gestione di un immobile, anzi di un numero di immobili come persona fisica, sia limitata a 4 immobili. Attenzione perché questa materia è una materia che dà comunque potestà regolamentare agli enti locali. Quindi gli enti locali, ovvero regioni e province e comuni, possono decidere che il limite di 4 immobili sia minore. Quindi invece che giustificare una modalità di gestione come persona fisica fino a 4 immobili, richiede invece che ce ne siano massimo 3. Quindi tre immobili per gestire le locazioni brevi, al quarto immobile c'è l'obbligo dell'apertura della partita IVA. Mi viene in mente ad esempio il comune a Firenze, che fino all'anno scorso, attualmente non so se ci sono state delle modifiche, ma fino all'anno scorso permetteva ai propri contribuenti, ai propri residenti, anzi, di gestire gli immobili per locazione breve fino ad un numero di tre, al quarto c'era l'obbligo dell'apertura della partita IVA. Ok? Poi, ebbene, secondo me risponde anche a questa domanda. Posso dedurre i costi se svolgo l'attività come persona fisica? Allora, diciamo che possiamo dare risposta affermativa, ma solo se addebito i costi al conduttore. Cioè, se io decido di assoggettare i miei redditi a cedolare secca, ok, ovviamente quelli derivanti dalla locazione breve, che sia proprietario, che sia un sublocatario, che sia un comodatario, ho la possibilità di dedurre i costi inerenti all'attività. Quali sono questi costi? Può essere, ad esempio, il costo che io spendo per il property manager, quindi per far gestire un immobile ad una parte terza, oppure il costo che io ho per il cambio biancheria o per le pulizie. Ecco, questi tre costi, ad esempio, possono essere dedotti in dichiarazione dei redditi dal lordo, dal canone lordo complessivo, se e solo se li addebito analiticamente al conduttore, quindi a chi entra nell'immobile e a chi, in un certo qual senso, alloggia nell'immobile per quel breve periodo. Ok? Se non addebito questi costi analiticamente al cliente finale, non posso dedurli. Va da sé anche che non potrò dedurli se io vorrò marginare su quel costo. Quindi, ad esempio, se io avrò speso 50 euro per le spese di pulizia, potrò addebitare 50 euro al cliente finale, non anche 60, ad esempio. Quindi le regole sono due. Sì, possiamo dedurre il costo in dichiarazione dei redditi, ma se non margino sul cliente finale e se addebito il costo analitico al cliente finale, quindi pari pari a quello che io ho speso. Ok? Bene. Diciamo che il tema di oggi possiamo un attimino sospenderlo qui. Abbiamo detto tante cose sulle locazioni brevi, abbiamo detto tante cose sull'IRPEF, sulla cedolare secca, e vi ringrazio per avermi seguito e spero anche di essere stata chiara, anche se comunque il tema talvolta risulta essere un pochino ostico. Io vi ringrazio,
Voglio ricordarvi che scrivendo sotto questo video i vostri commenti possiamo darvi risposta, possiamo darvi supporto, se avete bisogno di noi. E, vi invito a cliccare sulla campanella così che possano arrivarvi le varie notifiche sui nostri nuovi video e in tema di affitti brevi e in tutti gli altri temi sulla fiscalità nazionale e internazionale. Io vi auguro un buon ascolto, io vi ringrazio ancora e ci vediamo al prossimo video. Ciao!